Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA 22 con il nostro Drogheda United. Venuto una live decisamente positiva in termini di risultati. Io sto registrando questa puntata, forse anche la prossima, subito dopo la live. E vedremo una live decisamente positiva in termini di risultati e speriamo semplicemente di continuare ad andare avanti e mantenere questo trend con intanto Bangunagande e Hurtado. Vedo che hanno guadagnato un punto l'overall, il che non è male. Buon Chiroga, infortunio alla fine, erano soltanto 5 giorni, meglio così. E adesso andiamo con il Bohemians. Vediamo un po' la situazione di squadra, sono tutti tranquilli, tutti sereni, tutto a posto. Andiamo, dai. E andiamo. Pronti? È tra gli Pronti osservati un'altra partita, speciali pronti quest'oggi. Ha iniziato la stagione in maniera per strepitosa, giocarci segnando valanghe di reti. questa Molti partita, distanti prima insomma. del match, rimanete con noi, non andate via. Pronti? Match Allora. attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di Andiamo anni prima del avanti. calcio d'inizio. Come Signori, c'è ovviamente Lelia siamo Dagna, qui. che saluto e che è già Siamo qui. pronto, prontissimo per il commento Vediamo un tecnico. po' Ufficiale cosa del campionato con riusciamo a tre fare. punti. Sfida che è Io garanzia di gol e spero che spettacolo. sia qualcosa di buono, Giampiero, spero che ci è sia stato un comunque piacere per me essere qui continuità in prima nei fila per risultati, commentare una perché partita di tanto calcio. siamo Per terzi. onorare il calcio e Non per dico dirlo anche niente, oggi, perché offrire un match però emozionante siamo gioca in terzi. casa. In questo momento siamo terzi. Dico solo che in questo momento Gioco siamo interrotto, terzi. c'è la bandierina alzata. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Bene. Di qua. Lancia. Perché. Ha spazio davanti a Spaventoso. sé. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, Dai. da quella distanza, ma poco, Vabbè, no? fa niente, dai, fa niente, fa niente, fa niente. Vai che tua, vai Kenny, Cardoso. Lancio. E L'arbitro sospende il insomma, calcio di rigore. volendo sarebbe Chiesa rosso che potrebbe ero in passare a porta. condurre. Questa è chiara occasione da Palla dentro il gol. rigore. C'è Arbi al tiro Veramente, argentino. veramente chiara occasione da gol. Però, vabbè. Batte Cardoso. Cardoso. Possono sbloccarla dal dischetto. Non è Gol! sbagliato. Minchia, per un Prendissimo attimo ho qui. temuto la beffa. Gol, dai. Cardoso anche sul rigore. Non sbaglia. 1-0. È Alè. È Alè, signori. È Rigore Alè. lanciato con estrema precisione, pure per 1-0. Correa. Cardoso. Il replay sotto il Dai, rigore quindi è ragazzi, stata dai. decisiva la Ce la difesa possiamo dell'Inter. fare. Adesso non Questione di buttiamo la via. centimetri. Dai Può tirare ragazzi, un bel dai colpo ragazzi, indietro. dai ragazzi. Ed ecco. Recupera bene qui il Benissimo. pallone. Qua. No, Barrios, solo dalla La spazza Barrios. via. Palla che Tino! termina largamente sul fondo. Bravo l'arbitro ad interrompere Perché? l'azione. Dato la Scus norma del mi vantaggio, chiedo però scusa. arriva Per adesso il quale cambio di rito. motivo sarebbe Interpretazione questo con l'arbitro, fallo? ha Ah, scontato è che l'azione si questa. esaurisse e poi la Ah, sanzione del va giocatore. bene. Ok. Calma. Calma. Non è solo. Calma. Fuori, fuori, fuori. No, non è Un'occhiata in uscita. aria, la mette in Almeno. mezzo. Sarà. Ha cercato la tirata di Meno testa, ha anticipato il marcatore. Il male, meno calcio propinato male. comunque per il portiere. Poteva fare meglio, chissà, di sicuro non ha potuto Ok. Dì la indirizzarla come prova. avrebbe voluto per via della marcatura No. avversaria. No, aio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 
Alvarez, nuovo acquisto di questa squadra che sembra abbiamo migliorato la situazione in porta. Intanto però l'ho visto, però è da solo, però è fallo, però questo è fallo, ecco, giallo, dai, Cardoso, via sulla fascia. No, così, però, come, che, per, ma perché? Quello sarebbe fallo. Ah, no, non, no, hai fallo, ah, giusto, certo. Certo, certo, ha dato una tibiata fortissima sui suoi tacchetti, hai ragione, fallo di Barrios.
Vediamo cosa fa ora. Ok, no. Occhio al traversone. No. Ramirez, che però che caspita di infortunelli. Vabbè. Niente, proprio è stato rapido allo scadere del primo tempo. La Valencia, no? Vedo particolari bene. Cardoso, ragazzi, che fa? Stiamo qui a guardarci negli occhi? Siamo qua, vabbè. Fermi l'immobilismo. Sarebbe finito il primo tempo comunque. Sarebbe finito comunque il primo tempo. No, ma no. Non è finito finché non segnano loro. Queste le immagini del gol. Queste cose mi danno fastidio. Ora che hanno segnato loro, fischia alla fine. Prima. Queste cose mi danno un fastidio. Ma mi danno un fastidio di quello che non potete capire. Mi dà troppo fastidio sta cosa. Mi dà troppo fastidio. Quando vedo che Dunque decide che deve andare in una certa maniera e tu non puoi farci niente, mi dà fastidio perché mi sento preso in giro. Comunque, vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, niente. Dai ragazzi, dai ragazzi. Lancio. Salta. Figurati. Smette il pericolo e allontana. E ricordo sempre che Cardotto è il centravanti che non salta. Non gli hanno insegnato. Nessuno gli ha insegnato come si salta. Quindi lui non sa saltare. E quindi... E purtroppo ha sto problema. Pazienza, cerca di compensare. Continua ad avanzare in orizzontale. Ha imparato a fare inserimenti proprio per inserimenti in verticale. Diciamo, ha iniziato a fare inserimenti proprio per questo. Cioè, per compensare con questi inserimenti, abilità di inserimenti, l'incapacità di saltare. Questo purtroppo è questo il discorso. Cardoso non sa saltare, non gli ha insegnato nessuno. Tanto ancora, meno male. Meno male, Ramirez. Meno male, meno male. Hurtado. Niente, Hurtado. Vabbè. Ed è questo il messaggio che stanno cercando di trasmettere alla squadra. Mai mollare fino alla fine. E arriva il fischio dell'arbitro. Giallo. È la punizione per loro e il giallo per uno di loro. Ok. Ha senso. Ha perfettamente senso. Cambi, c'è bisogno di cambi. Allora, Auger si è visto, non è sentito. Coffi e Lemon. Stavolta faccio entrare Lemon. Invece Philips faccio entrare Lemon stavolta. Magari un po' più di dinamismo può servire. Occhio al calcio in mezzo. Pulisce l'area. Ken. No. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Vabbè. Meno male Ramirez. Meno male Ramirez. Prenderne un altro. Avrebbe stroncato sicuramente le loro ambizioni di rimonta. Corner in aria. Ok. Azione che sfuma. Calma. No. Guarda il movimento in area. No. Mamma mia. Ancora Ramirez. Però ragazzi dobbiamo un attimo. Dobbiamo recuperare. Guarda quello lì. Meno male ancora Ramirez. Dobbiamo recuperare. Ragazzi. Guarda questa palla. Ha cercato la rete con questo colpo. Ok, dai, sbrigati. Allora. No. Proseguono nell'avanzata. Muovono bene il pallone qui. Qualcuno ci può andare, per favore. Colpire da lì. Mamma mia, prendi. Portiere, senza grandi problemi. Non era così pericoloso il tiro. Vabbè. Sicuro Pier ha visto partire la palla e ci è arrivato bene. Andiamo a questa palla, ok. Finisce qui l'azione d'attacco. Ma. Può ricevere la posizione interessante. Oh, 50 anda. Mamma mia. Però ormai è finita. Possono respirare. E niente. Finisce il match. Quindi 2-1. 2-1.
Non avevamo iniziato male come partita, però purtroppo, vabbè, abbiamo da un po' di partite che avevamo vinto, poi se non possiamo, non possiamo pensare di vincerle tutte, ecco, non adesso. Siamo stati sfortunati, che è la realtà, siamo effettivamente stati sfortunati. Poi faremo la mia lezione. Vabbè. Allora, non era risultato che... Ok. Hai bisogno di tempo per tornare al 100%. Auger. Voglio ringraziare per il tornare anche quando è infortunato. Ok. Sì, va bene. Ok, io vi tengo in considerazione. Però ragazzi, dobbiamo un attimo. Allora, siamo sesti a 16 punti. Vediamo un po' la classifica. Vabbè che è in inizio, sono prime 11 partite. 16 punti. Da zona Europa è vicina, tutto sommato. Però anche gli ultimi posti. Quindi siamo a 2 punti dalla zona Europa e dal penultimo posto. L'ultimo è tipo... Sono quelli lì che... lì sono e lì rimangono. Ora, resoconto mensile, scuola primavera. Giusto per dargli un'occhiata. Io aspetto ancora che Maher faccia il suo 16º anno, compie il suo 16º anno d'età. Non invecchia mai, non li farà mai più. 15 anni per sempre. Maher lo chiameremo così. 15 anni per sempre. Vabbè. Comunque, per il resto, per gli altri... Ti comunque calco un po'. C'è sto Daniel Kelly che sì, c'ha il grande potenziale di sto ciufolo, ma non mi sembra non mi sembra, ecco, semplicemente non mi sembra. Allora, poi Cane 53, 54, 51, 51, tutti buoni prospetti che non so se e quando saranno realmente utili alla squadra. Male che vada, si vendono. Allora, mi direi andare alla seconda e ultima partita di questa puntata. Douglas venduto. Ok, altra buona notizia per quando inizierà il calciomercato. Poi calciomercato. Poi non è che potremo fare chissà quale grande calciomercato, onestamente. Però, intanto, comunque, siamo qua. E una curiosità, voglio capire, una curiosità. Allora, termina la stagione con almeno, prima fine stagione, con un profitto di almeno 5 milioni di euro. 100%, però non me lo dà per fatto. In base a cosa avevi fatto sto 100%, non lo so, però ok. No, sto vedendo un calcio, un ruolo di difensore. Prima o poi lo ingaggerò, un ruolo di difensore. Vabbè, comunque ora vediamo. Ora vediamo, signori, ora vediamo. Io direi, partecipa alla conferenza stampa. Facciamo anche questo contro il Dandalk, di nuovo il Dandalk. Quante volte lo affrontiamo? Vabbè che 4 volte, però l'ho già affrontato in live domenica, ma vabbè, potete contarci. Niente, il morale si è buggato di nuovo, va bene. Vabbè, che possiamo farci? Allora, siamo pronti. È una partita con le altre, ma il morale è sempre buggato lì. Perfetto. A posto così, ora partita con il Dandalk. No, sempre ok, mi ha preso un altro punto l'overall. Benissimo. Ora io direi andiamo alla partita. Gestione squadra. Ok, sono tutti così. Auger sembra essere un po' stanco. Eventualmente potrei. Allora, aspetta, però voglio un confronto. Scusa, Auger. Allora. Auger, ciao. Velocità scatto 80 è ormai uguale. Accelerazione. No, c'ha molto di più Auger. C'ha molto di più Auger. E allora a sto punto io faccio partire McKenna. Auger eventualmente lo faccio entrare dopo. Faccio partire McKenna. Che magari con gli avversari stanchi l'accelerazione maggiore può spezzare più la partita. Proviamo così. Proviamo questa maniera. Chiroga, ho visto che ha preso un punto overall. Andiamo. Andiamo, andiamo.
Andiamo, signori. È arrivato finalmente il giorno che tutti stavano aspettando. Allora. Si gioca e c'è grande attesa per quello che sarà il verdetto del campo. È tutto pronto per il calcio d'inizio. Ok. Per questo tanto match davvero molto intrigante. Controllo una cosa perché purtroppo a volte mi capita, come mi è capitato, una purtroppo a volte mi capita una un defink audio del solo del videogioco e quindi ogni tanto controllo un attimo, guardo perché c'ho PC qua sulla mia destra e controllo per vedere come vanno le cose. E arriva il fischio dell'arbitro. Intanto fallo, va bene, ok, comunque ho controllato, sembra essere tutto a posto, penso, spero, poi lo vedrò, fatta la registrazione se effettivamente è così. Intanto vediamo cosa riusciamo a fare. Andres, dai ragazzi. No. Ok, va bene. Ma non diciamo cavolate, ha preso la palla. Dai. Tanto non segni qualità, non te la fini, non segni. Allora. Ecco, grande sicurezza da parte, allora grande capacità nel recuperare il pallone con i raddoppi di marcatura. Dai, problemi Marios, alla manovra Marios, ovviamente Marios, Marios, energetico, Marios. All'energia da... Attenzione, qui Pierson in area. E Ale, 1-0. Cardoso, sempre lui, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. 1-0, gran bella azione, gran bel lancio per Barrios, gran bella azione, poi lancio, non so, forse è venuto più rimpallato, comunque, gran bella azione, bella involata di Barrios sulla destra, e Ale, semplicemente è Ale, grande Barrios, grandissimo Barrios, ed è 1-0, e Ale, signori, dai ragazzi, Asharani. Si fa vedere in avanti. Asharani. Chance per il cross. Asharani. Per Cardoso. Per segnare un gol pazzesco. Sì, miseria. Ma che azione ha fatto Asharani? Che cazzo di azione ha fatto Asharani? Difesa bassa qui. Manguna canna in mezzo. Solito! Niente, non. Sarebbe stato un buon cross per un centravanti qualsiasi. Peccato che Cardoso abbia sempre questo problema del non saper saltare. Cardoso non sa saltare, nessuno gliel'ha insegnato. Siamo. Credo che ci sia anche qualche trauma infantile sul salto che proprio impedisca proprio di imparare a saltare. Ci sia qualche. Quando ha indagini, cioè, sembra che sia qualche trauma infantile che glielo impedisca. Abbiamo il Drogheda United impegnato a cercare dei buoni psicologi per cercare di capire la cosa. E la situazione è ancora. No, è porca miseria. Io vorrei fare il cretino. Vabbè, comunque 1-1. Comunque dicevo per. Si sta impegnando i nostri psicologi. I psicologi affrontati appunto dal Crep, dal Drogheda, per cercare di capire insomma la causa di questo trauma infantile, cercare possibilmente di risolvere, cercare di non far morire i nostri attaccanti per sotto i tacchetti degli avversari. Comunque, questo è un altro discorso. Comunque, niente, ci hanno pareggiato nel frattempo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, ragazzi. Porca miseria, dai ragazzi. Oh, vabbè, di nuovo stavo andando in porta, però niente, 1-1. Fine primo tempo, 1-1. Non la stiamo giocando malissimo. Solo che in fase di costruzioni ci manca sempre l'ultimo passaggio. Riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Vabbè. Bene, vediamo cosa riusciamo a fare. Io spero che i giocatori si sveglino dal loro torpore, che impedisca di fare qualsiasi movimento offensivo o difensivo, qualsiasi cosa, perché non capisco che cacchio. Vabbè, non capisco. Calma.
Lancio lungo. Dai, Marius. Vabbè. No, mi sei infortunato Barrios. M'hanno Ma segue infortunato la Barrios, sezione. m'hanno infortunato Barrios. Dobbiamo rimangiarci No, tutto. no, Azione questo che sfuma. no. Barrios no, Barrios no. C'è Tanto spazio per la è qua. ripartenza. Può portarsi in vantaggio. Barrios! E c'è il gol. Si riporta in vantaggio Non ho capito dunque. se sei infortunato o no, ma l'ha messa, Barrios! 1-1, e Ale! E dai! E dai Barrios! E dai Barrios! E Il Ale! replay ci permette di apprezzare No, Barrios, meglio non ho capito se è l'atteggiamento di piede infortunato o calmo del no. gol. Posso vedere un attimo, perché non tutto giunto l'ho visto a terra per morto. No, è sano, è a posto. Poi Vabbè, calciato boh. forte dalla metà Bene strada, così, impossibile grande per nessuno che Barrios! possa intervenire. Grande anche il loro portiere che Pallone se di stava D'Alessio, fermo Romeo. immobile la prendeva tranquillamente perché gliel'ha tirata sulle mani, però invece ha voluto Palla tuffarsi e recuperata, azione praticamente si è interrotta. scalzato la pallone. Meglio così per noi. Dai ragazzi, dai ragazzi, Tira Mario, senza non troppe era fallo, pretese, niente, facile era, qui vabbè, per il fa portiere. niente, dai, fa niente. Dai ragazzi, porca miseria, dai ragazzi, dove minchia vai? Dai ragazzi. Ha No, molto spazio per no, andare. no, no. Calma. Veri, veri calma. Veri Posizione ideale. calma. No, ok. Capisce tutto il Va bene. difensore, ottimo Passala. intervento. No, non la Attenzione, passiamo. No, no, rallegate. no. Lui Buona sceglie idea di no. qui. Il Portiere mio che si giocatore salva sceglie di sulla no. Non botta vuole passarla. Io sicura premo dell'ultimo X e dice no. calcio. Lui dice no. Io non voglio Fortunato passare. intervento di puro Comunque, meno istinto. male Ramirez. Ecco il Meno cambio per male. provare a rimettere Ramirez. almeno Ramirez è parità alla tua, gara. eh? Che calciola Bravissimo, Ramirez. comodamente con spazio e Neck, pallone. niente. È in buona posizione. Lo vede. Buon lancio. Prova a calciare. Mamma mia, Si Ramirez! sola il portiere. Mamma mia, Però che tira la capreso! botta sicura. Mamma mia, però ha fatto Ramirez! Fermi, cambi, 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 cambi subito. Cambi subito. Allora, Phillips, Kenny mi serve. Coffee. E a sto punto entra Auger al posto di McCann. Mi dispiace per McManus che di fatto non sta giocando più. Mi Questa dispiace sul ormai è serio, l'ultima frazione però di che ci posso secondo. fare? La La partita partita sta richiedono ancora dalla bandierina, questo. vedremo. E vabbè, però dai. No. Buon Perché pallone hanno fatto la filtrante. scivolata? Perché? Tocco intelligente. E c'è il gol. E Questo è il vabbè, derby per i Oliver palermitani. Cambia Hutton. tutto. A E poco dal vabbè, termine. niente. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi Pareggio. neutrali. 2-2 il risultato. Vabbè, che volete che vi dica? Che Palla volete che vi dica? nuovamente Se a in un certo possesso. punto la mia squadra si spegne, la mia squadra Non si improvvisamente si spegne, accontentano non del risponde pareggio, più i adesso vogliono comandi. vincere la Nessuno fa partita. movimenti, Non nessuno fa c'è assolutamente niente. Mi pallone, fischiano falli che assolutamente non per stanno né in cielo né in terra. Boh, è un questo. Il gioco gioco strano, finisce a FIFA. 2 minuti di Se recupero. prendi tibia e perone è regolare. Se prendi la palla è fallo. No, è un gioco strano. Interpreta il regolamento, il gioco del calcio molto a modo suo. Buona E vabbè, lettura che ci dell'azione, ha possono intercettato fare? bene il passaggio. Allora. Si esaurisce qui il match, ci hanno provato E oh, entrambi a minchia, quando sto rimpiazzarlo. ripartendo io, minchia, è Costante, puntuale. A 2 minuti costante. scala. Quando sta attaccando loro si va 3, 4, 5, 6, 7, si va. E niente, vabbè, pareggio. Pareggio, vabbè. Pareggio. Dai, vabbè. Time for a quick question. E ci possiamo fare. Ah, vabbè. Così va il calcio. E ci possiamo. Possiamo farci niente. Vabbè, due pareggi alla fine. Credo siano due pareggi. Miglioriamo in attacco. Vabbè. Complimenti a entrambe le squadre. Amo. Okay, that's all the questions we have. Io direi che per oggi possiamo chiudere qui. Solamente vado un po' avanti e non stiamo seguendo i piani. In cosa lo stiamo? Allora, il nostro marchio. Allora, invitiamo. Cosa? Qual è il tuo problema? Una serie di 5 reti inviolate fuori casa. Vabbè, sì, vediamo. Io non posso. Purtroppo una cosa non possiamo. Vabbè, ci posso fare. Comunque. Siamo qua. Osservatore mensile. Osservatore mensile ci osserva.
Robert Browning. I primi 4 mi sa che già li conosciamo. Allora, Robert Browning, da 50. Ecco, già. Già mi sconfin. Così, dopo questa osservazione, mi sconfinfera meno. Un altro terzino. No. Brian McNamee. Osserviamo un altro po', vediamo. Ethan Flanagan. Osserviamo un altro po'. È un portiere. Ti osservo un altro po', ma boh. Damien Kavanagh, no. Jan Fay. No. Rory Scallion. No. Darren McCartney. Facciamo osservare meglio. Darren Kavanagh. Anche questo mi fa imbattire. Ethan Glynn. No. Facciamo osservare meglio. Vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, io voglio arrivare intanto alla prossima partita. Al giorno della prossima partita, vedete se nel frattempo succede qualche cosa di particolare. Sembra di no. Per fortuna noi contiamo essere abbastanza alti di valutazione allenatore. Va bene così. Noi chiudiamo per ora questa puntata al sesto posto. Sempre 2 punti dal terzo. Siamo lì. Insomma, siamo lì a giocarcela. Non devo uscire. Siamo lì a giocarcela. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.